Possiamo iniziare con l'inaugurazione della mostra. Vi ricordate del progetto, insomma, come è nato questo progetto? È stato l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna che ha bandito per l'ottava volta questo concorso Io amo i beni culturali, che serve per valorizzare un bene culturale, portarlo all'attenzione e coinvolgere in questa operazione una o più classi. Il preside dell'anno scorso mi ha dato la sua disponibilità e alla fine siete stati, diciamo, siete usciti dal cappello voi e i vostri compagni della quarta C. Innanzitutto ringrazio di aver fatto parte di questo progetto insieme ai miei colleghi, proprio con la finalità di aggiungere quegli elementi che diamo troppo per scontati nella realtà quotidiana in merito ai problemi del gioco d'azzardo. Tutti quanti sappiamo che cosa vuol dire azzardare, che cos'è il gioco d'azzardo, ma cambia la dimensione nel momento in cui noi viviamo l'azzardo e i giochi che ci portano ad azzardare. Quindi il nostro contributo è valso proprio in questa direzione, aggiungere quegli elementi conoscitivi che avrebbero permesso in qualche modo ai ragazzi di comprendere maggiormente e in maniera più approfondita i problemi del gioco d'azzardo. Io sono l'insegnante dei ragazzi di seconda A e abbiamo partecipato a questo progetto perché ci è sembrato interessante da un punto di vista del coinvolgimento sociale e anche interessante da un punto di vista dell'approfondimento culturale. I ragazzi, anche se insomma di seconda, quindi diciamo del biennio, hanno preso la cosa con grande interesse, si sono prodigati e hanno lavorato per poter realizzare insieme a tutti questa mostra, che è interessante per la città, è interessante soprattutto per i loro coetanei, e speriamo che quest'altro anno possano dare un contributo per le altre classi e condividere la loro esperienza con i coetanei e anche con i ragazzi un pochino più grandi. Io sono il professore Furlan, insegno religione ai ragazzi della quarta C, abbiamo coinvolto questa classe per stimolare i ragazzi anche, come dire, a una riflessione, anche, come dire, per provocarli su un tema che si vive purtroppo in modo, come dire, nella nostra società, no? Che è una tematica che coinvolge, che prende in modo anche negativo, già a partire anche da un'età anche precoce. Quindi per vedere loro come avrebbero reagito di fronte anche a queste tematiche, e i ragazzi in effetti hanno ascoltato, sono stati provocati anche dai vari incontri e hanno realizzato anche loro una loro produzione, un loro lavoro che si vede appunto in questi pannelli di questa mostra. Speriamo che anche sia un'occasione anche per il prossimo anno per poter anche lavorare anche nel liceo scientifico, poter magari presentare ai loro stessi compagni più piccoli degli anni degli altri corsi e degli altri anni e poter presentare appunto il frutto anche di queste riflessioni, di questi incontri. Abbiamo visto in questo bando che tra la fine del 300 e l'inizio del 400 si diffusero, oltre i dadi, anche il gioco delle carte. Appunto per far fronte al problema del gioco d'azzardo, che era sempre più diffuso nelle nostre campagne, lo Stato cercò di limitare per la maggior parte, quanto era possibile, i danni. Per esempio, una delle riforme che fu creata fu quella di vietare la possibilità di giocarsi dei beni tra i minori di 25 anni, per far sì che le famiglie non risentissero dei danni causati dal proprio figlio. Per esempio, a Brisighella, qui vicino, fu vietato di giocare, oltre che con le monete, anche con il vino e con il cibo. Nel bando viene anche detto che a Bologna la diffusione delle carte da tarocchi con 40 carte avvenne già nel 400 e soprattutto nelle case dei nobili e dei ricchi borghesi, mentre nelle piccole città e nelle campagne avvenne solo con la diffusione della stampa. Alla fine del 400, negli atti notarili comparvero dei prestiti ad usura di oggetti quotidiani per riuscire a saldare i debiti a causa del gioco d'azzardo. E in questi prestiti
comparivano soprattutto oggetti quotidiani come vestiti, scarpe, tovaglioli, ma anche oggetti alimentari come il grano. In questo bando viene raccontato che nell'ultimo ventennio del 400 le risse, i ferimenti e gli scontri a causa del gioco d'azzardo furono molteplici. La situazione migliorò sensibilmente con l'entrata del territorio ravennate nello stato della Chiesa all'inizio del Cinquecento. Però tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo ci furono numerosi scontri a causa della discesa di eserciti in Italia e della diffusa instabilità politica che portarono questo problema a riemergere. Così nel 1523 il Consiglio Generale di Faenza modificò gli statuti del 1410 e con questa nuova legge vennero vietati i giochi di carte e di dadi e vennero però mantenuti i giochi di scacchi e dama e tutti i giochi con puntate inferiori a 20 monete erano ancora consentiti. Se no, bisognava pagare allo Stato una multa di 5 monete. Il problema però non fu soltanto un problema dei laici, infatti anche all'interno della classe ecclesiastica il gioco d'azzardo era molto diffuso e con questo provvedimento della Corte di Faenza venne vietato definitivamente il gioco d'azzardo tra la classe ecclesiastica con pena la scomunica. E, nonostante ciò, questo problema rimase ancora. Durante la prima metà del Settecento il gioco d'azzardo era molto diffuso in Italia, in particolare era diffuso nelle piazze e nelle strade delle città e esistevano parecchi tipi di giochi d'azzardo per tutti i tipi di persone. E finché nel 1741 il cardinale Mario Marini decise di emanare appunto questo editto che andava a limitare il gioco d'azzardo e i luoghi in cui si poteva effettuare. Finché non scoppiò la rivoluzione francese che portò una ventata di libertà dopo secoli di teocrazia, cioè che i giocatori potevano praticare esso in luoghi pubblici senza pene, riscontrare pene, e che il gioco d'azzardo dopo ritornò anche all'inizio dell'Ottocento a causa del regime napoleonico che incrementò i giocatori a sviluppare questo gioco d'azzardo ancora più liberamente nelle piazze e nei luoghi pubblici. E, infatti, secondo un rapporto inviato nel 1811 dal prefetto del Dipartimento del Rubicone al Ministero della Pubblica Istruzione, i più oziosi erano appunto i cesenati che dopo questo gioco divenne nel senso, cioè, divenne incontrollabile a tal punto che un certo Gioacchino Murat emanò durante la reggenza delle nostre province dovette ordinare che in nessun luogo occupato dalle di lui armi si permettesse, si tollerasse l'esercizio di tali giochi perché stava diventando troppo eccessivo e quindi bisognava limitare questi giochi per le piazze e similmente fece l'Austria nel 1815 dove emanò altri editti. Qui abbiamo un esempio di statuto cittadino, qui in Romagna, precisamente Ravennate, risalente al XV secolo, qui in Romagna ne abbiamo avuti molti, in un periodo dove ancora le carte non andavano in voga, quindi si giocava a dadi, questi erano molti, con svariati nomi, zare, astragali e altri. Tra questi statuti, in questo periodo dei comuni appunto, ve ne furono tantissimi per cercare la regolamentazione appunto di questo gioco d'azzardo. I governanti vendevano solo degli appalti per appunto istituire queste bische che erano legali. Poi vi furono delle regolamentazioni
date da queste varie città, tra quali quelli molesi, che vietavano appunto fuori da questi appalti ogni tipo di gioco d'azzardo con i dadi, quelli di Forlì che invece lo vietavano proprio in generale, oppure quelli ravennati che invece lo permettevano solo come uso di svago. Qui ne abbiamo appunto un esempio. Nella seconda metà del Settecento il gioco d'azzardo si sviluppò soprattutto in Romagna e nello Stato Pontificio, e il cardinale Luigi Gonzaga creò un nuovo bando di divieto dove tutte le persone di diverso sesso, origine, non poteva avere un gioco e fare giocare a questo gioco. E questi bandi venivano usati per conoscere i più famosi giocatori di carte. Allora, nel bando sono incluse inoltre le pene che si avevano ed erano distinte a seconda del ceto sociale e del sesso, quindi maschio o femmina. Per esempio, i nobili maschi venivano condannati all'esilio per 5 anni. Invece, i cittadini maschi, non nobili, quindi di ceto borghese o più povero, venivano messi in prigione per 5 anni. Le donne, invece, venivano costrette a 5 anni di esilio o, in caso di donne povere, quindi non nobili, venivano poi affrostate e poi condannate all'esilio. Il bando limita comunque e dice che i giochi non d'azzardo sono leciti, non considerando che però in realtà un gioco anche non d'azzardo può essere utilizzato per scommessa e può trasformarsi in un gioco d'azzardo. La tombola era un gioco da tavolo nato a Napoli intorno al XVIII secolo come alternativa al gioco del lotto, e la tombola nacque intorno al 1734 sull'idea di Carlo di Borbone, che era un re incoronato in seguito re di Spagna, per girare il divieto di giocare al gioco del lotto nei giorni festivi, e particolarmente avversato dal padre domenicano Gregorio Maria Rocco. Il gioco era considerato dal Borbone una cura al gioco d'azzardo patologico, e il compromesso fu trovato vietando il gioco del lotto nelle festività e organizzando in sostituzione, insomma, una tombola. Allora, in questo bando, che venne pubblicato il 28 dicembre del 1815, troviamo pubblicate 18 regole sul gioco della tombola in Romagna, e questo regolamento venne fatto scrivere da Tiberio Pacca, che era il delegato apostolico della provincia di Romagna, e venne chiamato dal segretario di Stato Ercole Consalvi a ridisegnare e a migliorare l'amministrazione pontificia nelle legazioni romagnole. E questo bando ci fa intendere che il gioco della tombola era molto praticato e lo possiamo considerare l'antenato del nostro attuale gioco del bingo, che è considerato a tutti gli effetti un gioco d'azzardo. Per tutto il Seicento in Romagna erano molto diffuse le bische, a partire dai palazzi nobili e borghesi fino ad arrivare alle piazze e le caserme. Il 26 agosto del 1613 fu emanato un atto in cui vi si legge che nel caso in cui una persona fosse sorpresa nell'atto del gioco avrebbe dovuto versare 150 lire bolognesi. Una parte di questa somma sarebbe andata a beneficio di enti religiosi, l'altra parte a beneficio del suo accusatore. Con 150 lire all'epoca si poteva pagare una buona quantità di terra o una bottega, ma soprattutto durante i giorni festivi era proibito giocare d'azzardo. Le pene variavano dal pagamento di una multa al ritiro dello strumento da gioco, e nel bando fatto pubblicare da Giulio Alberoni, riprodotto qui sotto, la pena andava dal pagamento di 25 soldi a una punizione corporale. E per rendere più efficace questo divieto, anche gli oste e i bettolieri erano sottoposti alle stesse pene. Anche il gioco del lotto, come quello dei dadi e delle carte, ha origini antichissime.
E infatti lo possiamo trovare a Milano dal 1448 e consisteva nel distribuire tre borse contenenti una certa somma di ducati e venivano poi messi in due ceste di vimini, da una parte i bigliettini con scritti il nome dei partecipanti, da un'altra parte tanti bigliettini bianchi quanto i partecipanti più i bigliettini con le somme di denaro. E poi venivano estratti i nomi da una cesta e gli altri bigliettini dall'altra. E se un nome corrispondeva a un bigliettino bianco non si vinceva niente, se invece si prendeva il bigliettino con la somma dei ducati si raccoglieva l'importo dalle borse. Dallo statuto del 1588, che proibì questa abitudine, si capisce che a Genova era molto diffusa l'abitudine di scommettere su tutto. E le giocate avevano come oggetto la vita dei personaggi imminenti come il Papa, l'imperatore o i cardinali o di eventi terribili come la peste. E, questo il lotto nello Stato Pontificio era osteggiato da motivazioni di ordine morale e venne soppresso molte volte finché sotto il pontificato di Clemente XII, venne di nuovo ripristinato e le somme ricavate venivano distribuite alle opere pie. Una parola a cui è spesso connesso il gioco d'azzardo è la fortuna, e in realtà questa è inesistente nel gioco d'azzardo perché ciò su cui questo si basa sono calcoli matematici e logici. Infatti nel gioco d'azzardo si parla di quasi vincita, in realtà questa non è nient'altro che una perdita. Se tutti i giocatori conoscessero le probabilità di vincere nel gioco d'azzardo, che sono praticamente nulle, ma veramente minime, allora sarebbero più propensi ad allontanarsi da questo genere di gioco per poi cadere nella patologia. E inoltre la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, allo scopo di contrastare il gioco d'azzardo e ridurre il rischio di dipendenza, ha deciso di emanare una legge, che è la numero 5 del 2013, grazie alla quale si sono individuati dei luoghi sensibili come delle scuole materne, degli ospedali, delle case di riposo, dei centri sportivi e, per quanto riguarda il Comune di Ravenna, anche le sale cinematografiche, dai quali le sale gioco oppure bar nei quali sono presenti macchine slot debbano essere distanti almeno 500 metri da questi luoghi sensibili. E il limite che si è stabilito per il cambiamento di posizione di questi luoghi che devono spostarsi oppure chiudere e cessare l'attività è entro la fine del 2022. Ci siamo anche occupati della legislazione per quanto riguarda l'Unione Europea, gli Stati Uniti d'America e l'Estremo Oriente, e in Unione Europea abbiamo notato che le legislazioni sono molto differenti e quindi si passa da stati più restrittivi a più permissivi. Nel 2013 il Parlamento Europeo ha stabilito delle restrizioni e delle norme a tutela dei consumatori, che quindi si tratta sia di obblighi di informazione che di restrizioni per quanto riguarda minori e bambini e di assistenza per i consumatori. Negli Stati Uniti d'America la situazione è anche in questo caso diversa e si tratta quindi di stati in cui sono presenti i più famosi e importanti casinò e altri invece in cui il gioco d'azzardo è vietato. Nell'Estremo Oriente invece, nella maggior parte dei paesi, soprattutto Corea del Nord e Cambogia, qualunque forma di gioco d'azzardo è severamente vietata, compreso quello di gioco d'azzardo online, mentre invece ci sono alcune eccezioni per il gioco d'azzardo offline. Abbiamo visto anche come la mafia e il gioco d'azzardo siano legati e abbiamo avuto modo di approfondirlo sia in questo progetto che in un altro che prende il nome di Liberi dalle Mafie, e abbiamo visto come non sia una realtà tanto distante dalla nostra quotidianità, poiché a Bologna si sta svolgendo uno dei più importanti processi antimafia
ma allo stesso tempo proprio a livello di Ravenna la questura ha emesso un'interdittiva antimafia dimostrando come non sia in realtà tanto distante dal gioco d'azzardo. Inoltre i ragazzi del liceo hanno deciso di lasciare una testimonianza lasciando dei pensieri e delle opinioni a proposito del gioco d'azzardo. Per me il gioco d'azzardo è come un labirinto nel quale una volta entrato ti perdi e fatichi molto ad uscire, dal vero. Conoscere i rischi per evitare il pericolo. Questa è la medicina di prevenzione alla malattia del gioco d'azzardo, di Matteo. Il fatto che sempre più persone giochino e che il numero dei coinvolti sia così grande delinea esattamente la debolezza dell'uomo che sostiene di potersi internamente controllare. Chiara. Come un topo col formaggio finisce dritto nella trappola, l'uomo con il busto del rischio finisce nel circolo vizioso del gioco d'azzardo. Secondo me l'azzardo è lo sfogo dell'insoddisfazione umana e per combatterla bisognerebbe cercare di provare nuove e sane emozioni. Io Enrico. Chi gioca perde quasi sicuramente, chi sorride vince sempre. Federico. Scommettere allontana le menti tra loro, allearsi vicino ai cuori. È così che dice l'azzardo, nella vita delle persone quando il posto dei cari, amici o parenti che si siano di bianco. Non bisognerebbe fare dell'azzardo una professione perché questo, al contrario di un vero lavoro invece che al guadagno, porta alla rovina. Giulia. Giocare d'azzardo è come giocare alla roulette russa. Il proiettile quando ti colpisce non ti uccide subito, ma poco alla volta. Gianni.